Bene, amici di Tennis Star, ci siamo anche oggi per la 32esima volta da quando abbiamo cominciato a questa parte. Ne mancano ancora in teoria 8 per fare 40, ma siccome ho talmente tante persone da intervistare, andrò avanti sicuramente fino al primo di maggio. Il primo di maggio, tra l'altro, avremo un ragazzo che è esperto in comunicazione, ma lavora soprattutto con le ASD e le SSD. Per quanto riguarda la comunicazione, gestione fiscale, quindi sarà sicuramente una puntata interessante, che tra l'altro è un mio concittadino. Ma oggi invece ci spostiamo in campo, nel senso siamo a casa, ma ci spostiamo in campo e abbiamo la giocatrice che vedete alla mia sinistra, destra, sopra, sotto, a seconda di cosa state usando. Se avete un Nokia 3310, probabilmente non ci siete neanche all'interno. Ed è con noi oggi Claudia Giovani. Ciao Claudia. Buonasera, ciao a tutti. Ciao Claudio, grazie di essere qui con noi. Io nel frattempo metto nella chat comune, che probabilmente vedrai anche tu, il link di questa puntata, perché magari siete entrati dentro, avete visto, gli hai detto, ah, c'è la Giovani, quella che gioca, aspetta che chiamo il mio amico e gli condivido il link. Quindi vi scrivo il link per entrare nella puntata odierna, ok? Che ormai comunque vi dovreste essere già capaci, perché è bit.ly / sottorete nome e cognome dell'ospite, che in questo caso è Claudia Giovine. Ok, ve lo metto qui in chat così potete fare copia e incolla se volete invitare qualche vostro amico. C'è, come sapete, il progetto è nato per dar voce al mondo del tennis, ma non solo a giocatori e allenatori, ma a tutte le figure, ma ovviamente inserendo anche ogni tanto dei giocatori e degli allenatori. Fra la prossima settimana avremo Giannesci, avremo Panichi, che è il preparatore atletico di Djokovic, e ci sarà Vagnozzi, tu conosci Claudia? Simone? Sì. Ok, ci sarà lui, ci sarà Walter, che è un esperto comunicatore di linguaggio, di linguistica, e che è quello che un po' mi ha dato l'idea di fare questo programma, che come sapete è stato fatto uno per aiutare a divulgare l'onlus che si chiama Tennis for Africa del mio amico Fabrizio Caldarone, ma poi io ci vorrò fare un libro, che adesso sto studiando come costruirci la storia, che si chiamerà Zero Quarantena e che parte ricavato andrà proprio a questa associazione. Ok, fatti i convenevoli, diciamo che in fuori onda tu Claudia non hai figli, ma ieri è praticamente come se avessimo partorito, perché siamo stati un'ora per riuscire a far partire questa applicazione, che all'inizio, le prime puntate, diciamo, andava bene perché non aveva ancora preso piede questa cosa delle interviste, dei webinar. Adesso lo stanno facendo praticamente tutti. E la rete, diciamo, internet italiana non è proprio come quella americana, quindi facciamo un po' di fatica, soprattutto a quest'ora. Ma comunque ce la faremo. Come sempre, io quando non parlerò sparirò e ti vedranno a te, che secondo me è molto meglio, anche perché guarda che testa stranissima che c'ho oggi. Ok, allora Claudia, io come faccio con tutti gli intervistati? Ti chiedo come ti sei avvicinata al tennis, a che età, quando hai cominciato e quando è stato quel momento che hai detto: ma guarda che lo faccio quasi quasi anche come una professione. Allora, io ho iniziato a giocare a tennis all'età di 5-6 anni. Praticamente ho preso la racchetta in mano un po' perché ci giocava tutta la mia famiglia a tennis, da mia sorella, mia cugina, mia mamma praticamente mi ha inserito nel campo appena dopo aver inserito mia sorella, quindi giocavamo tutte quante, mia cugina Giorgia, mio zio. E quindi è stato più che altro uno sport di famiglia, anche perché venivo dal taekwondo, che è un'arte marziale, quindi da lì a decidere se combattere o giocare a tennis, probabilmente ho preferito giocare a tennis, e è iniziato tutto da lì. Ok, questo diciamo proprio quando eri piccina piccina, no? Ma poi dopo come hai proseguito, diciamo, nella formazione, quando hai cominciato ad avere, diciamo, i primi risultati importanti, e poi quando hai capito che magari l'avresti potuto fare ad alto livello, diciamo.
Beh, diciamo che ho iniziato a Brindisi appunto a giocare con mia mamma e quindi l'ho capito spostandomi dalle superiori e trasferendomi a Tirrenia perché mi avevano convocato in federazione e quindi lì era una scelta importante già da prendere all'inizio della seconda superiore. Dovevo scegliere comunque anche se continuare a studiare in una certa maniera. E quindi ho iniziato anche a studiare privatamente, non avevo più magari gli spazi che avevo per studiare prima e mi dovevo allenare molto di più. E quindi, oltre a quello, ero già molto competitiva e mi piaceva tanto competere, vincevo anche da piccolina con gente più grande di me e quindi lì ho detto quasi quasi, cogliamo il balzo, la palla e mi trasferisco, vado a vivere vado in federazione. E da lì, piano piano le cose hanno iniziato ad evolversi come tutto, diciamo. Quindi è stato fondamentale il ruolo della federazione all'epoca e soprattutto una domanda che ti faccio è che è stata affrontata anche nei giorni scorsi dagli altri intervistati e quindi se tra l'altro si parlava proprio con la Giulia Pairone che adesso sta facendo il college in America e si è a un certo punto, si parla di Italia ovviamente, costretti, tra virgolette, diciamo costretti a scegliere. Rispetto ad un bivio, ok, vado avanti a studiare, fare la scuola, diciamo, pubblica, però questo praticamente mi preclude il fatto di giocare ad alti livelli. Cioè, nel senso, voglio giocare ad alti livelli, ok, posso studiare avanti, ma privatamente. Ma io sono molto dell'idea che se uno vuole studiare ha la possibilità, diciamo, di mettersi sotto anche autonomamente, lo fa a prescindere dall'impegno sportivo. Se hai delle priorità, porti avanti quelle. E poi mano a mano si ha la possibilità di farlo anche dopo, magari che hai deciso di portare avanti, diciamo, altri obiettivi o di smettere di giocare a tennis. Chi ha la possibilità lo fa per fare università o portare avanti altri atti di vita. Quindi assolutamente no. Cioè, io ho finito privatamente anche in quinto superiore a casa mia, e non conoscendo assolutissimamente nessun professore, mi sono messa un anno a studiare da sola. E ho fatto gli esami a fine anno, come ogni sportivo e atleta penso abbia fatto dei sacrifici. E so di gente che tuttora sta finendo di fare magari le superiori perché non ha finito il diploma, proprio perché per scelta ha deciso di andare a vivere o allenarsi dall'altra parte del mondo. Sì, se mi senti la voce ma non mi vedi rientrare perché magari ti lascio più spazio a te anche a livello di banda, no? Di wifi, anzi diciamo ragazzo se può mettere in modalità aereo il tuo ragazzo che non ci consumi con Facebook la banda wifi. Dove sta stato? Ah, ok. No, no. Va bene. Senti, ma c'è stata quella partita o quel momento particolare in cui hai detto, ok, qua sto facendo lo scalino successivo, cioè sono diventata diciamo proprio una giocatrice in toto, nel senso magari hai vinto quel torneo e hai detto, boh, ok, adesso tra virgolette non si scherza più. Se c'è stato quel momento, o se è stato proprio invece un andare verso quella situazione lì. Ma ti dico, è stato tutto molto graduale, non c'è stato un momento in particolare in cui ho detto, cioè non mi sono mai sentita a livelli, anzi ancora più, diciamo, grossi. Penso che ancora come giocatrice io debba crescere tantissimo, perché sì, sono migliorata sotto certi punti di vista, ma posso migliorare ancora su altri, quindi ti dico, non c'è stato in particolare una partita, sì, magari posso aver giocato bene una settimana di fila, o è stato più una conseguenza di esperienze e di episodi che mi ha fatto crescere più che altro nella partita in sé, diciamo. Sì, ho
quindi è stato diciamo un susseguirti lento verso, cioè lento o veloce, verso diciamo, la professione. E tu hai fatto anche un buon percorso da junior, no? E siccome si parlava anche sempre nelle interviste precedenti del valore del circuito junior rispetto al professionismo, che fra junior e professionismo c'è un abisso pazzesco, tu come la vedi? Cioè, è tanto importante fare junior? C'era un allenatore che diceva: quando hai appena la possibilità, vai a misurarti subito sopra. Qualcuno diceva: no, è meglio che fai le tappe con calma. Come la vedi tu? Diciamo che la federazione ti colloca anche un po' sotto questo punto di vista e ti porta a giocare un certo tipo di numeri di tornei di junior e quindi anche noi magari siamo stati, fra virgolette, costretti a giocare quei tornei. Io ti parlo dal punto di vista mio personale e mi è servito, però alla fine tipo di slam ne ho giocato soltanto uno, quindi sì, è un'esperienza comunque formativa, ma dopo comunque approcci un tipo di, come ti posso dire, palcoscenico, fra virgolette, completamente diverso, che ti porta, ti butta già in partite molto più, diciamo, a livello mentale, in cui devi tenere più botta, diciamo, e più. E anche a livello di ambiente un po' più ostico, quindi ti devi adattare già da subito a cose che a livello junior non vedi, hai quasi già la pappa pronta a livello junior, quindi sì, ti dico, serve, ma fino a un certo punto. Bella sta cosa della pappa pronta, perché è un concetto che adesso non mi ricordo chi lo diceva, dovrò cercarlo nelle altre interviste, ma si parlava un po', sì, proprio del fatto che a livello junior i ragazzini hanno un po' tutto, no, tutto no, ma abbastanza, diciamo, pronto barra comodo. E poi è vero, come hai detto te, che andando nel circuito superiore ti affacci in una realtà diversa. Ma per esempio, sì, forse questo non te l'ho detto, ma ogni tanto se mi arrivano delle domande da chi sta seguendo la trasmissione, se sono tra virgolette inerenti a quello che stiamo parlando, te le faccio subito. Tipo questa di Fabio, da giovane, un'esperienza all'estero. Ti sarebbe potuta essere utile, perché io, per esempio, sono andato a vedere l'Accademia di Nadal e lì c'erano tantissimi ragazzini dai 15 ai 17, 14 ai 17 che stavano lì tutto l'anno, quindi diciamo da settembre a giugno. Un'esperienza del genere avrebbe potuto magari aiutarti nella crescita in quel momento lì, ovviamente. Allora, io mi sono allenata in tantissimi posti, ho fatto anche l'esperienza all'estero in un'accademia a Valencia. Ti posso dire che tutto serve, più che altro io avrei fatto prima, quando magari me l'avevano proposto al ranking un po' più alto ed ero più giovane, avrei preferito più fare l'esperienza del college, onestamente, che ho rifiutato. Perché in quel momento stavo giocando bene, nonostante mi abbiano consigliato di andare anche a casa. E quindi dipende, devi essere molto fortunato, dipende da appunto chi ti segue, dipende dal tipo di accademia, dipende dalla disponibilità economica che uno ha ad andare in quei posti, perché di certo non ci vai gratis. E io sono stata quest'anno all'Accademia di Nadal e so quanto pagano annualmente. Mi sono informata perché comunque mi incuriosiva e vista, diciamo, la struttura e tutto ciò che c'era dentro era inevitabile. Quindi dipende sempre da come uno, a seconda dell'età che ha e dalla testa che ha, come vive tutto il resto, qualsiasi tipo di contesto sia. Certo.
È vero, ci sono, sì, l'Accademia di Nadal diciamo che proprio economica non è. Questo bisogna metterlo in conto. È una bellissima struttura perché è veramente bella e adesso tra l'altro la devono anche ampliare, però è costicchia, diciamo che costicchia. Poi ovviamente dipende, anche questa è una cosa relativa perché dipende dalle capacità economiche di ognuno. Marcello chiede, dal punto di vista tecnico, il passaggio da juniores al circuito ITF è tanto grande, nel senso si vede maggiormente la velocità di palla e consistenza, oppure ci sono anche altri fattori che differenziano le due cose? Ti parlo dunque per velocità di palla e tutte queste cose che chiede lui. Io dall'inizio ho visto più altre cose, ho visto più l'approccio alla partita e il tipo di curiosità anche da parte mia, le cose che andavo a vedere personalmente erano proprio l'approccio delle giocatrici alla partita, dall'inizio alla fine. Come affrontavano il pre, come affrontavano durante e il post, diciamo, e poi come si comportavano durante l'arco della settimana del torneo. E, non grossissime, magari, differenze, sì, di velocità, di pesantezza di palla più che di velocità, e nei punti importanti, le giocate nei punti importanti di una partita. L'atteggiamento durante una partita chiaramente cambia moltissimo. Si parlava, adesso non mi ricordo, perché ho dei lapsus perché ne ho intervistati talmente tanti che ho qualche ricordo, ma non mi ricordo chi ha detto, si tende nel circuito ITF più che essere dei tennisti, questa persona che ho intervistato ha detto vedo un po' di turismo del tennis, cioè viene visto magari un po' come, sai, faccio il torneo di qua, di là, me la giochicchio, ma non c'è questa... Diciamo, lui diceva la professione del tennista, no? Secondo te sei d'accordo su questa cosa? Nel senso è un po' presa non sotto gamba, ma un po' più alla leggera, che poi dopo quando entri in circuito magari dei challenge dei professionisti, vedi che proprio cambia marcia, no? Ma vedi anche situazioni differenti, sicuramente non sono proprio, io non sono una che tende a guardarsi molto intorno, nel senso le cose che devo fare io le faccio e non mi confronto molto a livello ITF con quelle che ci sono durante quella settimana lì, però il cambio effettivo che vedi anche da un 50.000 in su c'è, nel senso tutte sono molto più inquadrate, pensano ai fatti propri e non si considerano neanche quasi fra le giocatrici tra un match e l'altro. Sì, la battutina, la risatina, ma non più di tanto. Cosa che magari vedi a livello ITF che si creano magari i gruppetti o le situazioni di svago più che altro perché magari uno si sente lontano da casa o si sente solo e non ha magari qualcuno dietro con cui fare due chiacchiere o condividere il tempo. Però, come in tutte le situazioni, le circostanze, è normale che più sali di livello, più vedi quello che è, quello che realmente dovrebbe essere. Certo, sì, in effetti sì, poi si era parlato anche con un altro sotto questo punto di vista del fatto di che nel circuito, soprattutto il circuito WTA, ci sia, aspetta che riappaio perché magari non pensi che sta parlando mio papà, ma sono sempre io. No. No. Sì, che dicevano che nel circuito WTA c'è un po' più di freddezza, no? Mi sembra che parlavo proprio con la Sandra Cecchini, giocatore del passato, ha detto... Sì, adesso una volta eravamo più un gruppo, no? Anche a livello alto, io andavo a cena con la Navratilova, con la Sanchez, adesso c'è un po' più di freddezza, no? Una domanda che ti faccio è, secondo te qual è il motivo che magari rispetto al tennis maschile, il femminile,
si hanno più esplosioni di giocatrici ad alto livello ad età media più bassa, so già 16, soprattutto dalla parte dell'est, no? Escono queste ragazzine di 16-17 anni che sono già ad alto livello rispetto magari ai maschi. Secondo te c'è un motivo? Probabilmente perché fanno solo quello, si focalizzano dalla mattina alla sera su quella cosa e basta, hanno magari dietro un padre o una madre che gli danno tutto quello di cui hanno bisogno e nient'altro, cioè non hanno altri tipi di svaghi che magari noi italiani potremmo avere, tipo distrazioni o cose del genere. Quindi loro hanno quella fame proprio sportiva e anche caratteriale che li contraddistingue. Vedi Sharapova, vedi comunque in tutto quello che ha fatto ha avuto fame. Perciò penso che dipendi prevalentemente da questo, un'attitudine proprio maggiore a questo tipo di sport che è individualista. Quindi vita tua, morte mia, come si suol dire. Bene, quindi adesso parliamo delle distrazioni che ti hanno distratto. No, scherzo, ovviamente scherzo. Tu sei arrivata, sei salita come classifica WTA, sei arrivata anche alla 257esima posizione, che non sono proprio bruscolini, no? Però cosa è successo poi o cosa ti è mancato per riuscire poi magari a salire ancora di più? E se c'è stato qualcosa di particolare, oppure non lo so, diccelo, spiegalo. Allora, diciamo che le situazioni sono state più inerenti anche al contesto in sé. Cioè, tu parlavi di distrazioni, appunto, e caratterialmente io non sono una persona molto facile da gestire, e quindi probabilmente ho trovato delle distrazioni nel mio percorso, non le ho sapute gestire. E ho avuto anche un problema serio in famiglia e magari non sono stata abbastanza forte mentalmente da poterli tenere botta. E successivamente le responsabilità sono sempre state mie, quindi non mi giudico in questo momento per quello che ho vissuto, ma semplicemente ho cercato di apprendere sempre un po' da tutte le situazioni in cui sono stata. E sicuramente avrei potuto magari andare un po' più per la mia strada con i paraocchi e magari non farmi condizionare da certi altri tipi di situazioni, però sono contenta, alla fine ogni cosa mi ha insegnato quello che sono ora, quindi probabilmente adesso ho una consapevolezza in più rispetto a prima, gestisco e proverò a gestire le cose in maniera sicuramente migliore. Certo, tutto fa, sia come in campo, anche nella vita, tutto fa esperienza. E, hai parlato di genitori, quindi quanto è importante la famiglia, ma parliamo nel percorso di crescita, e quanto può essere, tra virgolette, anche un freno, magari non nel tuo caso, ma se hai visto nel circuito delle situazioni proprio in cui i genitori erano magari oppressivi oppure in situazioni in cui i genitori hanno fatto la differenza in senso positivo. È fondamentale perché in primo piano a me hanno aiutato tanto dal punto di vista emotivo, magari un po' meno, però mi sono sempre comunque stati vicini, non hanno mai pensato di potermi abbandonare in generale sotto molti punti di vista. Però, come dicevi tu, ho avuto anche modo di avere delle situazioni non proprio bellissime, anche spiacevoli, che purtroppo vedo solo in Italia, perché all'estero non so per quale motivo, non mi è mai capitato di vedere una cosa del genere, in cui magari anche giocatorini piccoli o gente che si approccia al tennis si inserisce un po' troppo in maniera invadente nello sport.
che del figlio dovrebbe essere inizialmente uno sport per divertirsi, per crescere, per migliorarsi, no? E quindi vedi appunto questi genitori che vorrebbero quasi entrare in campo, dire all'allenatore che cosa fare, o spiegargli come vivere, quindi anche cose proprio spiacevoli, diciamo, non belle. Quindi la vita dell'allenatore del circuito ITF non è facilissima, se così possiamo dirlo, perché come hai detto tu, ci sono tante ingerenze, ma siccome io sono un coach e ce ne sono anche parecchi che stanno seguendo la puntata, tra i quali anche Stefano Dolce che saluto, la domanda che ti faccio è... E probabilmente ne avrai avuto più di un allenatore nella tua, diciamo, carriera, no? E quali sono le tre cose che ti fanno propendere per un certo allenatore? Cioè, quali sono le cose che apprezzi e che magari possono fare la differenza in un coach? Non ti sento più. Aspetta, che adesso vediamo di risolverla. Forse, speriamo di sì. Staff. Allora, Claudia. Non sento niente. Aspetta. Senti adesso? Sì. Ok. Allora, non so se hai sentito parte della domanda, ma era quali sono le tre caratteristiche? Non mi senti di nuovo? Sì. Sì, ora sì. Ah, ok. Quali sono le tre caratteristiche che cerchi in un coach? Cioè, un buon coach, secondo te, che caratteristiche deve avere? Ovvero sia, con quelli che ti sei allenata, mi sono trovata bene perché quello, non so, aveva empatia, sapeva capirmi, sapeva comunicarmi le cose giuste. Allora, parte dal presupposto che siamo donne, quindi è forse ancora un po' più difficile rispetto agli uomini seguirci. E, sicuramente, umanamente deve essere una persona in sé, deve capire magari che sicuramente un giorno non è uguale all'altro, che abbiamo un po' più di turbe, magari dovute anche agli ormoni ogni tanto, queste cose qui. Però sì, dovrebbe essere una persona che riesca a capirci innanzitutto, prima di poter approcciare e insegnare qualcosa a livello tecnico, nello specifico o a livello tattico e tutto il resto. Quindi sicuramente molta empatia. E modi di fare a seconda anche della persona che hai davanti, perché può essere una persona chiusa, può essere una persona completamente aperta o estroversa, dovrebbe non entrare mai, diciamo, rispettare anche la vita privata di un giocatore, essere anche un amico, perché no? Cercare di fare del bene anche da quel punto di vista, sì. Ti posso dire che dal punto di vista personale mi sono trovata bene con una donna in particolare e lei aveva parecchie di queste caratteristiche qui. Magari ti arriverà l'audio un pelo dopo, quindi ci sono. Sì, forse hai detto che ti sei trovata con una donna proprio per la questione delle turbe, nel senso che magari sapeva già di affrontare questo argomento e quindi magari è più facile che entri in empatia. Però insomma, anche gli allenatori uomini con le donne, secondo me, fanno dei bei lavori. Magari poi dipende da allenatore, allenatore. Allora, vediamo se qualche domanda del pubblico. Oh, ah, ecco, Amélie Mauresmo è coach maschile, è un'eccezione o potrebbe invertire la tendenza? Lei giocava da uomo fondamentalmente, Grazie. anche la parte diciamo sessuale è importante.
Quindi se hai delle preferenze, è giusto che lei vada ad allenare gli uomini, perché si sente più il suo lato, diciamo, maschile più prevale rispetto di più al lato femminile, come in ognuno di noi. Quindi no, ognuno è libero di allenare ogni tipo di sesso e gender possibile e immaginabile. Vero, quindi Giampaolo ha fatto la domanda, ma poi ha scritto anche sulla tua risposta, giustamente, perché in effetti giocava da uomo, sì. Diciamo, l'impostazione era da uomo. Marcello ti chiede, fra una trasferta ETF di 15.000 a Ovviamente. 50.000, cambia? Nel senso che magari in quelle 15.000 fai un gruppo con altre italiane, mentre salendo di livello diventa maggiormente solitaria come trasferta. Come dipendente da come è fatto uno, dal carattere che ha. Quindi se 15.000 sei verso il tuo obiettivo e vuoi vincere il torneo, cerchi di startene da solo, ma è indipendentemente dal carattere, nel senso tu sei lì per lavorare, quindi fai le cose dalla mattina alla sera, fai ciò che ti può portare a migliorare, a raggiungere il tuo obiettivo di quella settimana. Chiaramente cambia a livello di organizzazione e come trattano anche magari un giocatore rispetto a un 15.000. E come organizzato anche il torneo, ma ognuno è libero di parlare con chi vuole, di fare gruppetto o di starsene da solo. Certo. Non c'è Allora, questo cambiamento che chiede. una cosa bella e una cosa brutta di essere giocatrice professionista. Bella, stupenda, è che puoi viaggiare e scoprirti ogni volta di più, nel senso che vedi posti nuovi, conosci gente nuova e il tuo cervello spazia di volta in volta e diventi sempre di più aperto a qualsiasi tipo di situazioni possibili e immaginabili. Ti si apre ogni volta un mondo. Brutto. Che si vuol chiamare brutta e che magari sei spesso lontano dagli affetti, però ti abitui, c'è cioè anche lì se credi e hai una passione così forte in quello che fai, tutto è indipendente da tutto il resto, non è una cosa che pesa più di tanto. Ok, visto che nei tornei ETF di solito maschi e femmine sono sempre assieme, non solo in campo ma anche fuori dal campo, in che cosa pensi che le ragazze siano più brave rispetto agli uomini e viceversa? Chiede Fabio. Non tutti i tornei ETF sono combined, anzi, ultimamente sono sempre meno. E cosa vedo tra le differenze fra uomini e donne? Ma magari gli uomini riescono a vivere meglio la parte fuori dal campo, cioè riescono ad andare, come dicevi prima, a cena fuori, sono molto più scialli, fra virgolette, mentre le donne si fanno troppi più problemi a voler chiedere una cosa piuttosto che voler giocare con qualcuna, nel senso loro non si fanno problemi, si allenano sempre fra di loro indipendentemente da come giocano, e mentre le donne, ah, con questa non ci gioco perché è scarsa, ah, con questa magari mi sta un po' sulle palle, quindi non ci gioco, quindi più che altro questo, ma dal punto di vista professionistico ognuno fa il suo e non vedo queste grosse differenze. Ok, quindi diciamo che c'è amore ed amicizia nel circuito femminile ETF, no, scherzo ovviamente. Senti, qua ho un paio di domande, tra virgolette, easy, facili.
Qual è la tua giocatrice preferita, anche del passato? Donna, assolutamente la Higgins. Ingins. E forse un po' la Clijsters. E uomo? Attuale Djokovic, del passato. Chi mi piaceva nel passato? Chi lo sa? Vabbè, se ti viene in Boh, forse mente. più Sam. Sì, Sam. Ok, c'è uno slam in particolare che vorresti giocare? Wimbledon, assolutamente. Wimbledon. Storia, no? Però sai che nelle interviste passate praticamente la maggior parte degli intervistati hanno detto USA Open per, diciamo, per l'atmosfera e Australian Open per la comodità del posto perché è in centro città. E parlando con Luca Baldissera, che non so se tu conosci, che lavora per Ubi Tennis. Lui ha detto Wimbledon no, perché lì anche se sei nel 50° campo con una partita di doppio del primo turno, se starnutisci ti guardano tutti male perché sono di super seri, no? A Wimbledon. Wimbledon è stressante perché non puoi neanche muoverti. Invece USA Open vai, ti alzi, vai in giro, tutto frino, all'americana, tra virgolette, diciamo. Senti, tu in classifica ITF eri molto in alto, anche più che classifica, hai vinto quasi, no, il doppio proprio, di tornei, di doppio appunto rispetto al singolo. Ti trovi meglio in doppio a questo punto, mi viene da chiederti? No, mi diverto di più, hai più fasi di gioco, è più attivo. Io sono una abbastanza movimentata, anche mentalmente molto attiva, quindi è meno statico rispetto al singolo, quindi può darsi che sia per quello. È meno statico rispetto al singolo. Qua ci butta giù un muro perché il doppio viene visto come una cosa da vecchietti di 70 anni la domenica alle 9 del mattino, invece non è vero. Anzi, secondo me il doppio allena tantissimo, soprattutto il gioco di volo. Oh, vediamo se c'è qualche altra domanda. Ah, ok. Quale colpo ruberesti ad una giocatrice? In particolare proprio. Il servizio a Serena Williams. Il servizio di Serena Williams e anche i completini di Serena Williams. Magari no, magari i completini a qualcun altro, no. I completini direi proprio di no, anche perché un completino così attillato, neanche se fossi Miss Bikini 2020, non lo metterei. Cioè, di comodità, proprio. No. Per una questione di sponsor. Allora, alcuni amatori del tipo giocatori, non so, di terza, quarta categoria, sapendo che sei una professionista e potendoti conoscere, ti hanno mai chiesto di concedergli una lezione privata o una partitina? Sì, no, partita in sé no, proprio giocare più che altro. Un'oretta, sì, di lezione, se si può chiamare lezione. Sì, ma le ho anche fatte in realtà. Ah sì? Quindi hai fatto anche già Sì, la mi maestra? diverto. Ho notato che è una cosa che mi diverte, magari non so se è una cosa che farei ogni giorno, però mi piace. Ogni tanto ti diverte. Senti, secondo te dove c'è il... aspetta, come posso definirlo? Dove c'è il pareggio di bilancio? Nel senso...
Classifica femminile, classifica maschile, giocano contro e sono pari se la giocano. Dove sta il bilancio secondo te? Cioè, tipo un 500 uomo gioca con chi alla pari? Oppure una delle prime 10 al mondo, fino a dove arriva alla pari con un uomo, secondo te? Posso essere onesta in tutto e per tutto. Certo, devi esserlo. L'uomo è più forte della donna. Cioè, per dire, ti faccio un esempio base che ho qui in casa, a prescindere da quanto non può essere arrivato a livello di ranking. Cioè, io faccio pochi game proprio, per quanto giochi magari su una superficie forse un po' più lenta, me la gioco di più. Ma se gioco sul cemento faccio pochi game, quindi con chi ho giocato? Ti posso fare un esempio di giocatori con cui posso aver fatto dei punti ranking un po' più. Ah, forse Claudio Fortuna. Claudio, quanto sarà Claudio Fortuna? Sì, magari mi lottavo i punti, però ti dico. Facendoci match alla lunga penso che perdiamo, cioè va bene tutto, c'è anche le sfide che poteva fare Serena perché è di colore, perché è forte, perché c'ha tutte le doti del mondo, ma è nettamente ovvio che l'uomo sia più forte della donna, ma anche negli altri sport, presumo. Sì, penso di sì. No, pensavo che ci fosse un punto dove magari, non so, un giocatore di terza, cioè l'esempio che hai in casa, che tu hai detto ci fai qualche gioco, lui dove gioca? Cioè che livello? Fa la serie B Ah, ok. è 2-2, è stato massimo 2-2. Ah, ok, beh, insomma, comunque Io buon ci livello. faccio 4 game, tutto. Cioè, lottato, ma nel senso, se decide di fare ace me lo fa, posso rispondere, ma mi devo scannare per fare più di 4-5 game. Ho capito, però è tanto allenante. Senti, Marcello ti chiede, nel circuito femminile cosa fa la differenza? Se il servizio fa la differenza oppure no? Sì, il servizio fa tanto la differenza, soprattutto fra le donne, perché se incontri una come la Pliskova, che quindi sì, fa tanto anche come percentuale a livello femminile. Allora, praticamente ti sei frizzata e ho sentito sì e Pliskova, quindi mi puoi ripetere la risposta perché c'è stato un problema di collegamento? Dicevo, a livello femminile come a livello maschile, ma a livello femminile probabilmente influisce molto di più il servizio, perché se incontri una come la Pliskova, che ace ogni tot game, comunque non ti fa come vuole lei, comunque non intuisci neanche mai dove serve, quindi se una è bene è fatta il 70% della partita. Saltata qualche parola, ma ho capito molto di più di prima. Quindi prima si parlava che hai fatto qualche volta qualche oretta, anche qualche lezione. Quindi ti piacerebbe fare la maestra, oppure cosa farà da grande Claudia Giovine? Che fine farà? Allora, sicuramente la maestra in sé non è una cosa che sdegno completamente. Però, essendo stata sui campi da tennis tanti anni, Allora, ti
Ho perso di da quando ero nuovo. piccola, proprio anche per... Niente, mi dispiace, ma purtroppo ho perso tutta la risposta. Ho sentito solo. E gente buona capire. Allora. No, Spuntato un bar. sei bloccata e ho sentito solo, Ora mi essendo sento. stato. Sì, ma male, nel senso a scatti. Proviamo ancora una volta la domanda di cosa farai da grande. Sì, ti vedo anche male, si vede che la connessione sta andando un po', non posso dire quella parola, ma oggi la rete funziona male un po' a tutti perché stanno scrivendo anche praticamente tutti quelli che stanno partecipando mi scrivono che anche loro hanno dei problemi. E niente, prova di nuovo a rispondere alla domanda: cosa farai da grande? Speriamo di riuscire a beccarla. No, ti sei proprio bloccata, non. Sei praticamente in frigorifero, cioè ti vedo bella, ferma, immobile. Allora, che vediamo se riusciamo. Ho perso anche. Ah, ma aspetta, che vedo se faccio così. Allora, proviamo a disattivare e riattivare. Aspetta, Claudia, che vediamo se migliora un attimo la situazione. Oh, allora, qua ho disattivato, è che purtroppo adesso si è tutti a far strada. All'inizio si andava così bene. Ok, allora, adesso ti vedo un po' meglio. Allora, prova a. Connessione principale. Eh sì, è un po' un casino, ma mi stanno scrivendo un po' tutti, che oggi vedono male. Di solito gli altri giorni no. Però sto vedendo che nella chat mi stanno scrivendo che oggi è un po' un casino. E prova a rispondere di nuovo, dai, alla domanda cosa farai da grande? Allora, sicuramente fare la maestra non è nei miei obiettivi primari, non me lo prendete. Mi piacerebbe moltissimo intraprendere invece l'idea del giornalismo perché mi piace la gente e fare in modo anche di apprendere da altre persone come me, perché no, anche al di fuori del tennis, in altri sport. Che mi possano dare anche delle lezioni in più, mi piacerebbe anche continuare a viaggiare magari con col tennis o con un altro tipo di sport. Quindi, se ho capito bene, hai detto giornalista? Sì. Ah, ok. Sì, perché avevo sentito a Mi scatti. piace anche molto. Piace molto cosa? Mi piace anche molto scrivere, dico, riesco a esprimere scrivendo e non soltanto parlando, approcciandomi in qualcun altro, quindi scoprire un mondo diverso da quello che ho vissuto finora mi piacerebbe tanto. Ah, ok, adesso l'ho sentito bene. Quindi, ragazzi, ospiti nelle librerie, fra un po' troveremo Io, Claudia Giovane, una vita da tennista. Il libro in uscita. No. Farò mai un'autobiografia. Ecco, la domanda è, innanzitutto, come ti stai allenando in questo periodo e poi ti sei già messo, tra virgolette, una scadenza oppure. Arriverà il momento in cui dirai, boh, ok, basta. Non mi piacciono molto le scadenze, però mi sono data un paio di anni ancora al massimo e comunque penso che sia un percorso che già durante questo periodo io debba iniziare.
quindi mi sono già messa un pochettino in moto. E per quanto riguarda gli allenamenti, a parte non poter giocare, mai prendere la racchetta in mano se non per giocare al muro, un po' un metro per un metro, la mattina e il pomeriggio sto facendo atletica e grazie a Dio non sono completamente sola, quindi un po' tante cose tipo forza a corpo libero, e salite se c'è qualche abilità, fortunatamente vicino una pista stabile. Oggi diluvia, non è possibile, però stamattina, per esempio, Niente, la connessione fa le bizze, come si dice, non le pizze con la P, ma le bizze con la B. Oggi è veramente un casino questa connessione, fa veramente fatica. Io ti vedo praticamente come se fossi un quadro di Picasso, quindi tutta un disegno tutto plastico, un po' strano, perché ti sei frizzata con il termine. Un termine nuovo, diciamo. Anzi, adesso ti sei bloccata come immagine, sembra che stai guardando la Madonna. Quindi, a proposito di Madonna, no, scherzo. Senti, domani, allora, andiamo verso. Aspetta, guardo se ci sono ancora delle domande, ma veramente è un po' un casino, Riccardo, perfetto, oggi è così, lo so, prova solo con l'audio, è vero. Anzi, facciamo così. Allora, aspetta, Marcello ti chiede, non so se mi senti, se ci sei, dacci un colpo. Ho perso la telecamera, vediamo, disattiva audio. Ah, ti ho perso proprio, sei andata. Allora, aspetta, rientro io nel frattempo che magari rientri lei. Mi senti come microfono, Claudia? Vediamo. No, l'abbiamo persa, difatti è proprio uscita, uscita. Marcello, gli chiederò questa domanda degli slow motion, vediamo se rientra. Sì, lo so che io funziono bene, ho una connessione un po' più stabile, ma si vede che dipende dalle zone. Anche prima con Federico Di Carlo, stavo facendo le prove per domani, era un po' incasinato, ma lui mi diceva che quella zona sua era un po', diciamo, un po' un casino con la connessione. Vediamo se Claudia è rientrata, se mi sente. Gli disattivo l'audio, vediamo se rimettendo almeno l'audio la sentiamo. Oggi la rete è dappertutto, Gian Paolo. Lo so, ma è che comincia anche questa ad essere un'ora abbastanza gettonata, questa delle 6. E quindi vediamo, l'audio non c'è. E quindi un po' un casino. Vediamo, adesso l'ho messa come relatrice, vediamo se riusciamo a combinare di riattivare l'audio, ma è un peccato chiudere così. Ah, mi senti? L'audio mi senti? Claudia? Allora, sì, si era scollegato anche la wifi. Sì. Ah, ok, perfetto. Ok, allora ti faccio le ultime due domande. Aspetta che. Sì, ti faccio le ultime domande. Marcello ti chiede se guardi mai gli slow motion di vari giocatori per magari vedere un po' il gesto oppure no. Niente, perso di nuovo. Mi senti? Non mi è capitato perché magari qualcuno vicino a me stava guardando per vedere altro, ma no. Ah, ok, non è una cosa. Io ti Beh, sento. sì,
Sì, anch'io ti sento. Non so come vedi webcam personale. Lavori con la videoanalisi, però tua, su di te. No, non l'ho mai fatto, non ho mai lavorato con la videoanalisi. E mental coach abbiamo? Oh, no, però ho un mental coach un po' di tempo fa. Diciamo che sulla parte mentale di lavorarci un po' da solo, un po' Allora, Claudio, ti tolgo la web. scrivendo, mettendo in pratica più che altro. Ok, ho sentito in parte, ma ho capito che devi lavorarci da solo. Ti ho tolto la webcam, Claudio, perché è quella che secondo me dà problemi. Io direi che finiamo quindi a livello audio, perché si vede proprio male. Probabilmente si vede male anche me, perché veramente la connessione è un po' incasinata oggi. Io ti vedo male, però mi senti almeno? Mi senti? Ui, è sparito tutto adesso, attenzione. Ah, oggi è proprio un casinaccio, un casinaccio. Allora, Claudia, domani, a proposito che tu hai Eccoci. detto. No, sei sparita di nuovo proprio oggi. Disastro, puntata disastro, ragazzi. Ma succede. Mi senti? Sì, no, sì, no. Senti, mi senti, Claudia? 1, 2, 3, 1, 2, 3, Houston. Claudia, vediamo se tolgo la telecamera, se mi sente. Allora, se mi senti Claudia, io ti faccio l'ultima domanda perché qua stiamo andando verso una situazione critica di connessione, quindi stiamo facendo veramente fatica. La domanda che ti faccio è per l'ospite di domani e si collega proprio all'ultima dichiarazione che hai fatto sul fatto del mental coach. Domani ho un mental coach come ospite che si chiama Federico Di Carlo. Tu cosa vorresti chiedere ad un mental coach? Che io gli giro la domanda domani. Non Ah, vediamo la cartella bonifici. lo sento. Allora, noi vediamo la cartella bonifici, una bella piazza. Che cos'è? Quella di Siena? No. No, non credo. Programma, ragazzi. Sì. La gente dei bonifici. Arezzo. Ah, ci sono anche dei piatti qua in prima fila. Beh, Alessandro, le sedie. Aspetta. È andata così. No, Aspetta, aspetta. aspetta. No, no, aspetta. Perché la fotocamera non si muove? Attenzione, la cartella privata, Oddio. no, attenti a non aprire la cartella privata. Allora. Aspetta, dai, adesso. Webcam. Ah, è andata via, è andata via. No, lascia stare la webcam, Claudia. Basta che mi senti a voce, No. perché se no, se rimetti la webcam facciamo casino. Poi lo mostri. Lo... Sì, almeno dai, il mio, vai. dai, lascia la webcam. Ti lascio l'ultima domanda, visto che prima parlavi del mental coach, no? Domani ho ospite Federico Di Carlo che è proprio un mental coach. Cosa chiederesti a lui come domanda? Niente.
fu così che. Fu così che ci salì. Momento, come si fa a pressione elevato dalle 2 ore in su? Come si fa? Dimmi, ripetila. Cosa arancione. Niente. Troppo Mi senti casino oggi. Sì, ti sento, ma adesso? adesso sì. Riesci a ripetermi la domanda? Come si fa a? Allenare la concentrazione. Come si fa ad allenare la concentrazione? Specifici. Punti specifici. Pensate un attimo. Sì, Mi hai penso di sentito? aver... sì, penso di averla capita. Sì, l'ho sentita. Adesso provo a rimetterti la telecamera che vediamo almeno se riesco a salutarti e ci vediamo. Aspetta, no, proprio non me la dà come opzione, quindi è. Sì, esatto, Fabio me la scrive, quella che hai scritto tu, e secondo me era quella la domanda. Allora, niente, Claudio, io non ti vedo, tu mi senti almeno? No, non mi senti, spero che mi vedi, che mi veda. Vedi o veda? Boh. Non lo so. Claudio, io ti ringrazio. Adesso forse rientri. Eccola. Ti vedo, ma ferma, immobile. La connessione è tremenda oggi. Io ti ringrazio perché alla fine, insomma, siamo riusciti a capire tutto tranne gli ultimi 10 minuti che sono stati un po' un casino, ma insomma, sono riuscito a decifrarli. Ti ringrazio per la tua disponibilità, anche perché dovevamo farla all'inizio io e te questa intervista, ma purtroppo ci siamo andati lunghi, come data parlo. Mi dispiace che sia finita così, che proprio non ti si vede, cioè sei proprio bloccata, ma penso che sicuramente è una questione di connessione che è sovraccaricata a quest'ora. Difatti Giampaolo adesso mi suggeriva magari di anticipare le interviste come orario, perché questa è un'ora abbastanza usata. Claudia, io ti ringrazio ancora, anche se ti vedo bloccata, ma non riesco neanche proprio a sentirti. Aspetta, provo a togliermi io, magari riesci a farci un saluto. Niente, Claudia, non ti sento. Così direi che non ha senso continuare perché veramente stiamo facendo adesso un po' di, anch'io sto facendo un po' di casino qua con i tasti, quindi è meglio chiudere. Io, Claudia, ti ringrazio anche se non riesci a salutarmi, come se lo avessi fatto. Ti ringrazio per la tua disponibilità. Di questo periodo poi che siamo un po' chiusi a casa, ti vedo proprio offline, quindi non anche se ti vedo qui a scatti, ma c'è proprio un problema di connessione. Claudio, ti ringrazio, non so come potremmo fare un saluto, ma magari poi lo girerò io a chi stava seguendo. E per chi sta seguendo la puntata, domani abbiamo Federico Di Carlo. Vediamo se adesso mi sta scrivendo qualcosa. Fabio, vogliamo ricordarla così, giustamente.
No, proprio non ti sento. Se mi stai mandando qualche WhatsApp su, aspetta un attimo. Allora, se vuoi, puoi mandarmi un vocale su Facebook e magari io lo giro ai partecipanti. Ma è un po' un casino. Ti vedo proprio bloccata, Claudia. Niente, la chiudiamo così, perché altrimenti non ce la facciamo, credo, a chiudere in maniera. Mi dispiace, ma. Ripeto, quello che dovevamo dire e richiedere anche da parte dei partecipanti è stato detto. La sua classifica, Maurizio, ora è 4,77, lo rispondo io. Maurizio, tu mi vede bene? Maurizio mi vede quella banana? Sì, devo tagliarmi i capelli, scusami. Mental coach, ha mai giocato a tennis? Questa è una domanda che farò domani. Silenzio la prestazione domani, già facciamo tutto domani. Esatto, la donna fantasma. Claudio, ti chiedono se la donna fantasma. Adesso sei proprio saluta. Ciao, ciao, non ti vedo, non ti vedo. Sì, ragazzi, usciamo perché così è un po' si fa fatica. Domani alle ore 18 abbiamo Federico Di Carlo. Poi nel resto della settimana, aspetta che entro io, che magari forse riesce a entrare almeno a salutarci. Nel resto della settimana, domani c'è Di Carlo, poi Pizzorno, Danilo Pizzorno, poi Raffaele Tataranni. Erasmo Palma, Manuel Baroni, domenica con tennis in vacanza. Lunedì abbiamo Simone Vagnozzi, che è coach importante internazionale. E martedì Walter Klingon, che sarà la puntata numero 40, che è la persona che mi ha ispirato il progetto e parleremo di linguaggio, proprietà di linguaggio e comunicazione. Poi avremo Panichi, che è il preparatore atletico di Djokovic, anche se mi ha scritto, attento, perché se magari comincia dando l'ok per i professionisti per allenarsi, raggiungo Nova che comincio la preparazione, e poi Sandro Giannessi, giocatore, tuttora giocatore di tennis, e il 1º maggio, prima della pausa di sabato e domenica, è Marco Cernas, che è un comunicatore ed esperto in comunicazione per ASD e SSD, quindi parleremo anche del lato ASD-SSD, quindi di che futuro ci aspetta, anche sempre secondo lui. Maurizio, hai visto la lezione sulla volée? Mia, sì, ma volevo caricarla su Facebook, una che ho fatto qui in casa, ma devo lavorarla perché anche lì è stato un problema sulla videocamera, ma la sto cercando di montare. È meglio quella però che ho messo su YouTube fatta in campo. Nel frattempo Claudio è uscita, mi dispiace, quindi noi ci vediamo e sabato vorrei fare un torneo. Un torneo, ho inventato una cosa del genere, ragazzi. Non so se la vedete, ma è un gioco che si fa con la calcolatrice scientifica. In base al numero che esce a random, ti crei, ti costruisci il punto e l'avversario si difende dal punto. Ma è un po' un casino. Questo adesso devo vedere se riesco a farlo online, perché in due si riesce a fare bene. Ma sì, Maurizio, la diritta di Camporese sull'inclinazione della racchetta nelle volée è buona. Allora. Vi ringrazio della presenza, mi scuso ovviamente per il finale che è stato un po' incasinato, ma insomma siamo riusciti a parlare un po' di tutto e anche delle domande che avete fatto voi e lei è riuscita a rispondere, solo le ultime due anche se le ho intraviste, intracapite. Ciao Marcello, ciao Maurizio, ciao Fabio, noi ci sentiamo magari dopo. Fabio, ciao Franco, ciao Marco, sempre presenti, Renzo, Rino e Stefano. Mi dispiace che sia andata così oggi, ma prima o poi, dopo 32 puntate, una che si vedesse un po' male, ci stava, ci stava. Spero che le prossime vadano bene. Giustamente Maurizio scrive il bello della diretta. Dopo il 3 maggio, se in teoria il 4 si potrà riprendere forse un po' a giocare, ma comunque anche se non si può, credo che ne farò 3 alla settimana, quindi lunedì, mercoledì e venerdì, e poi vediamo, magari abbasserò ancora di più il numero, magari 2, una alla settimana, ma quella fatta, l'unica fatta bene. Tendenzialmente comunque dopo il 4 ne farò 3 alla settimana, quindi lunedì, mercoledì, venerdì, anche per darmi il tempo di prepararle meglio e poi di scrivere e preparare anche tutto le cose da condividere con voi in maniera diciamo migliore. Ho visto che mandando l'email a un'email sola per tutta la settimana il numero di partecipanti sono scesi.
Quindi dovrò capire bene la tattica, tattica, insomma, il metodo da usare. Gianpaolo, sì, però scriverò il libro. A Sky sarebbe una bella cosa, a Sky, a parlare magari, a fare qualche telecronaca di tennis. Ok, ragazzi, io vi auguro buona cena, 19:11, e ci vediamo domani alle 18 con Federico Di Carlo, che era una delle tre persone che avevo intervistato all'inizio, ma che non era riuscito a registrare la puntata. Gli avevo promesso che la registravo, speriamo che domani la connessione ci assista. Bene, buona cena e ci vediamo domani. Ciao a tutti, ciao ciao.